Innanzitutto, come vi sentite? Vabbè, ansiosa, agitata. Piene di rabbia anche. Era importante per voi essere qui oggi, perché l'avete fatto? Per chiedere giustizia, stando presenti, sia per noi che per lei. Sì, infatti, l'abbiamo fatto sia per noi che per lei. Io vi ho visto, vi siete avvicinati, lì avvantaggiato. Che se ve l'avessero permesso, che cosa gli avreste detto? Beh, no, non ci sono parole da sprecare per lui. L'avremmo guardato, io almeno, io l'avrei guardato negli occhi e avrei visto che schifo di persona è. Anche perché io penso che qualsiasi parola che gli dice lui non le smuove più di tanto. Cioè, quale persona può accettare le tue parole, li può fare compassione con le tue parole se poi hai fatto un gesto del genere, quindi... Sono parole sprecate. Come la vostra vita oggi? Vabbè, cambiate da diversi punti di vista. Però cerchiamo di andare avanti, anche grazie alla forza che ci diamo ogni giorno stando unite e grazie alla forza che lei ci dà. Quindi se voi aveste avuto l'opportunità di dire qualche cosa, un messaggio qualsiasi? Beh, solamente che comunque fa schifo per quello che ha fatto, che non è una persona o non è un signore, come dice il giudice, signor vantaggiato, non è nessuno. Devo dire che l'assetto accusatorio si è arricchito di altri particolari, ma nella sostanza è rimasto quello che era inizialmente. Potrebbe mancare un concorrente, noi abbiamo lasciato aperta questa possibilità, ma non ne siamo convinti neanche noi. C'è un testimone che indica una seconda persona, ma è una posizione molto vaga in contrasto con le altre, quindi è possibile che abbia sbagliato, è possibile che si tratti di un errore. Vedremo che dirà la Corte, vedremo come questo impianto nella fase di indagini possa essere qui riproposto nella fase dibattimentale. In sostanza oggi col nuovo rito l'aspetto più difficile è proprio questo, di riproporre nel dibattimento quello che è il risultato delle investigazioni e delle indagini. Il processo sarà abbastanza lungo, credo, noi abbiamo citato una sessantina di testimoni, vedremo se sarà il caso di rinunciare a qualcheduno. Vedremo anche come si svilupperà, se c'è consenso delle parti sull'acquisizione di alcuni documenti, ci sono molti verbali di osservazione. Come sapete la polizia ha lavorato benissimo in questo procedimento e ha analizzato le telecamere, c'è per esempio tutto l'aspetto che riguarda la gestione, l'azzeramento delle telecamere, l'allineamento su un orario, sono 70 telecamere. E che va riproposto nel dibattimento perché va spiegato che è successo. Il vantaggio, per così dire, è che comunque l'imputato ha confessato, quindi questo poi non bisogna dimenticarlo. Credo che tenda a dimostrare di essere incapace di intendere di volere, mi sembra, per quello che a noi risulta, mi sembra una sorta di finzione. La mancata risposta alle domande del Presidente oggi sembrerebbe andare in quella direzione. I genitori di Melissa non che non parlano perché per rispetto alla Corte innanzitutto. Loro vivono in questo momento, i preliminari ancora non si rendono conto di essere in un'aula di tribunale, però lo dovevano a Melissa, insomma, quindi loro sono presenti solo per Melissa. Noi chiediamo giustizia, ci siamo affidati e fidati della giustizia e continueremo a fidarci. E il fatto che lui si finga incapace di intendere e di volere? Non mi faccia dire, io non so se è capace, poi sarà la Corte a stabilire. Noi vogliamo fare il processo ed è questo che dobbiamo fare. Grazie.